Vabbè, e che questo c'è? Cagna la mia Diaz, mi fai il studio. Io non sono disponibile. Massimo Fundarò, momenti di tensione qui ad Alcamo. Lei è stato in qualche modo, non voglio utilizzare il termine costretto, ma indirizzato da molti commercianti a cambiare l'esperimento che è in corso? Assolutamente no, non è questa la cosa. Io non sono né indirizzato, io ascolto tutti, ho il metodo del dialogo costruttivo, ascolto i commercianti, ascolto i volontari, le associazioni ambientaliste. Non sono assolutamente né condizionato né tutti. Io credo che il compito dell'amministratore è di sentire tutte le voci. Noi stiamo realizzando la pista ciclabile del corso e volevo dire che appunto questa pista ciclabile che sta realizzata nella corsia preferenziale sarà una corsia ciclabile che è voluta da moltissima gente, che da tanti anni ci stiamo battendo per realizzarla, e però credo che non comporterà nessun disagio per i commercianti, anzi può essere un aiuto, perché lì ci sarà fra l'altro anche il pulmino elettrico che stiamo attivando e le biciclette a pedala assistita, e quindi sarà un servizio in più che sarà fatto per i commercianti. Lei stesso però ci ha anticipato che i parcheggi rimarranno obliqui, intendevo questo all'inizio. Sì, no, allora noi chiaramente tutti i provvedimenti amministrativi devono essere vagliati anche dall'applicazione concreta sul luogo. Ci siamo resi conto che andare a fare i parcheggi paralleli al marciapiede, come era la prima intenzione da parte dell'ufficio tecnico del traffico, avrebbe comportato una diminuzione dei parcheggi. Siccome non vogliamo penalizzare i commercianti, e in questo c'è la volontà dell'amministrazione di andare come di incontro alle loro esigenze, abbiamo deciso di rimanere con i parcheggi all'isca di pesce, così non si perde un solo posteggio. Fra l'altro abbiamo intenzione fra poco di attivare i parcometri a pagamento, e questo consentirà un ricambio continuo nei parcheggi e quindi un ulteriore servizio per i commercianti.